dal centro verso destra, la nuca, la schiena e le gambe con i segni della flagellazione. 850 metri da percorrere a piedi, da soli o in gruppo, meditando sul mistero della sofferenza umana e, per chi crede, della redenzione divina, sul significato più profondo della fede cristiana, testimoniata dalla vita e dalle opere dei santi sociali e dei beati torinesi e piemontesi, da San Giovanni Bosco al Cottolengo, da San Giuseppe Cafasso al beato Giuseppe Allamano. È un'oasi di spiritualità e di meditazione il percorso di avvicinamento che i pellegrini dell'Ostensione 2015 compiono prima di entrare nel Duomo di Torino. Si parte da Viale dei Partigiani e si arriva alla Cattedrale, passando attraverso i Giardini Reali e la Manica Nuova di Palazzo Reale, per raggiungere l'area della prelettura in cui, grazie a un filmato e alle scritte in 6 lingue, ci si prepara alla visione del Sacro Lino. In Duomo sono concessi ad ognuno solo pochi minuti per vedere la Sindone e magari per pregare. Ma conta quello che l'immagine sa suscitare nella mente, la pietà per l'umanità sofferente in ogni tempo e in ogni luogo e, sempre per chi ha il dono della fede, la speranza nella redenzione e in un mondo in cui la giustizia divina superi le debolezze e le imperfezioni di quella umana. Da secoli, ogni volta che a Torino la Sindone viene mostrata in pubblico, arrivano a milioni per vederla. Vengono da tutto il mondo e, soprattutto negli ultimi anni, sono portatori di tante fedi e di tante convinzioni filosofiche e scientifiche diverse. Guardando l'uomo della Sindone, tu hai veramente l'impressione di trovarti di fronte a Dio. E che non hai bisogno di aggiungere tante altre parole. Ecco, una seconda impressione è il silenzio a cui richiama la Sindone, che non è appena il silenzio di un'assenza, che non c'è più vita, forse anche si potrebbe dire che non c'è più speranza, come dicevano i discepoli di Emmaus, no? È già 3 giorni e chissà, no? Che cosa ne sarà. Ma è un silenzio che è pieno, un silenzio pieno proprio della presenza di Dio.